Ed eccoci qua, breve clip introduttiva. Oggi parliamo di gruppi prog stranieri dagli anni 90 fino ai giorni nostri, tra reminiscenze del passato, è vero, a volte anche un po' ingombrante, e volontà di progredire anche nel nuovo millennio. Vediamo cosa offre il ricco menù. Ad esempio, Glasshammer, un gruppo che ha avuto un inizio molto Emerson, Lake e Palmer, poi una virata verso gli Yes, addirittura credo che uno dei cantanti sia passato negli stessi Yes per sostituire almeno momentaneamente John Anderson. Quindi ascolteremo un estratto di questo gruppo molto interessante. Prima virata ai confini del prog. Parliamo degli Hair, tra reminiscenze freudiane e tentativi elettropop. La base che ascolteremo è La Femme d'Argent. Si parla anche francese, come si evince anche dalla tuta che ho addosso. Ça va sans dire e mi fa molto piacere. Passeremo quindi in Svezia con un personaggio cardine del prog scandinavo. Stiamo parlando ovviamente di Ron Stolt con i suoi Flower Kings. Ascolteremo World of Adventures, ma faremo un po' il punto della situazione sulle varie band cui ha fatto parte lo stesso Stolt, ad esempio i Kaipa, gruppo storico della Svezia. Ascolteremo poi qualcosa dei Tangent, per la precisione The Canterbury Sequence, e qui faremo anche l'occhiolino a qualcosa di detto, e molto più di qualcosa, diciamo la verità, a proposito del rock di Canterbury. Sapete che uno dei miei amori fondamentali di questo genere, memorabile la puntata e l'intervista a Richard Sinclair. Poi parleremo degli Spokesbird con i fratelli Morse, in particolare il tastierista Neil, che vai che viene, comunque insomma ci hanno offerto anche loro pagine memorabili del prog del nuovo millennio. Altro supergruppo in cui c'è appunto Neil Morse, stiamo parlando ovviamente dei Transatlantic, e qui ascolteremo un estratto, il brano è molto lungo lo so, un estratto però ci vuole assolutamente, Duel with the Devil. Supergruppo con Neil Morse, tastierista appunto di Spokesbird, Ron Stolt, l'abbiamo già visto poco fa nei Flower Kings, Mike Portnoy dei Dream Theater e Pete Trevoise dei Merillion, altra band fondamentale del new prog inglese. Passeremo quindi a una band che si chiama Salem Hill con il brano The Joy Jam. Anche qui ci sarà ospite alla voce Neil Morse e soprattutto un violino molto molto caravan. Passeremo quindi ai Moon Safari con il brano Lover's End, tratto dall'omonimo CD del 2010. Sono teneri questi Moon Safari. Parafrasando Guccini verrebbe da dire una canzone quasi d'amore, che ha un inizio quasi country, con l'armonica a bocca e quel synth che a metà del brano entra e non ti abbandona più. Dopodiché gli Ecolin, una band da Seattle, come Nirvana di Kurt Cobain, morto come sappiamo suicida nel 1994, e anche qui siamo ai confini del prog. A maggior ragione, ancora di più, col brano successivo, i Radiohead, che insieme ai Muse sono stati protagonisti in un numero di Paperlet in cui avviene la cosiddetta svolta redazionale, si cominciò a parlare anche di post-rock, qualcuno ha ritornato, però insomma, al di là del classic prog che rimane una delle pietre miliari, apprezzabile questo tentativo di ampliare un po' gli orizzonti.
torniamo in ambito jazz rock con i Woobodies, molto interessanti. Anche qui stiamo parlando della Scandinavia, per la precisione della Finlandia. Rimaniamo sempre in zone limitrofe perché parliamo anche dei Burfish, visti peraltro a Codevilla, un concerto bellissimo, e da lì comprai proprio i CD, il primo e il secondo. Bellissimo il concerto, sono quelle cose che ti danno tanta speranza nella vita, soprattutto in ambito prog, perché insomma ce ne sono tanti, però così belli, devo dire la verità, non tantissimi. Chiudiamo con una sorta di prog hit, no? Io l'ho definita così, la prog hit del 2013, una versione non a caso remixata del brano Something Very Strange degli Spoxbird. Qui si tenta di unire l'orecchiabilità e comunque delle istanze chiaramente progressive. Io vi saluto, tra poco vado in onda come sempre, un abbraccio, ci vediamo, a presto! Amate il rock, il jazz rock o le colonne sonore? Anche se non ascoltate solo questi generi, l'appuntamento è per ogni lunedì alle ore 18 su Radio Vertigo One. GMZ, Gian Maria Zaia, rock e dintorni, non mancate! War is won, the Dunedain is crowned king, and freedom reigns again. Eccoci qua, abbiamo usato anche questa base dei Glass Hammer, perché comunque
ci sono varie sfaccettature strumentali molto agréable, come diremmo in Francia, no? Allora, puntata, qualcuno già mi chiedeva Mr. Prog eccetera, puntata dedicata, abbassiamo ancora un po' perché comunque poi se no già io parlo basso così meno si sentirà, puntata dedicata ai gruppi stranieri. Piccola premessa, tanto l'avevo preparata per un'altra puntata ma va benissimo anche per questa. Una puntata che nasce un po' da una serie di riflessioni, monologhi interiori, chiacchierate con amici, appassionati dal genere, fedelaz, simpatizzanti, telefonate cariche di speranze, di confronti con Dark Lady eccetera, che tra l'altro saluto perché è stata la prima e quindi benvenuta assolutamente. Intanto noi sentiamo questo loop degli Air, no? Che poi sarà un po' il contraltare di questa puntata, cioè come i gruppi dagli anni 90 fino ai giorni nostri si sono evoluti in un genere che ha avuto il suo epicentro, diciamo così, la sua valenza più importante, più eclatante negli anni 70, insomma lo sappiamo tutti quanti, no? Ed è anche un po' il problema del genere, no? Insomma, tra presente, passato e futuro, questo è un promemoria mio, facciamo in diretta, facciamolo anche sentire, che è anche carino. Sì, l'ho già fatto, quindi è una cosa che dovevo fare, un video con Fedelaz, non è venuto, chi se ne frega, adesso ci rilassiamo in questa atmosfera degli Air, no? Perché comunque ci sono stati tanti modi di cercare di cavalcare questo genere, no? Magari cercando anche nuove vie, e già lì si aprono i dibattiti, no? Anche nei festival, fra chi magari vorrebbe sempre delle cose tipo Yes, Genesis, Pink Floyd eccetera, e chi invece cercava una nuova via, ad esempio chi ascolta gli Air piuttosto, come vedremo altri gruppi, ne cito un paio, i Radiohead e i Muse. E infatti ho portato anche poi un mensile paper, che proprio ci fu una sorta di dibattito, uno spartiacque, parola chiave, questa va interpretata, è spartiacque nel senso che magari c'era un tentativo di raddrizzare un po' il discorso, sto sempre parlando di musica, tra ad esempio quello che era prima il genere e poi quello che poi dovrebbe evolversi, perché progressi, già la parola dice in progressione, e infatti chi poi critica questo atteggiamento e vorrebbe cose nuove parla di regressi, ma questi sono dibattiti che a noi interessano poco. Io direi di ascoltare il più possibile musica, infatti come dico sempre parlerò poco, poi parlo sempre io e chi se ne frega, no, soltanto 10 secondi, perché questa cosa che sentite me la ricordo, me la fece sentire un ragazzo più giovane di me, vabbè, insomma ve lo confesso, questa era la sigla che mettevano quando c'erano ancora i video hard negli anni 90, no? Premessa, non si vedeva niente, quindi se siete già eccitati, disecitatevi. Erano proprio le scene tagliate, no? 5 cassette, 70.000 lire, eccetera, perché c'erano ancora le lire negli anni 90. Però la cosa comica è che questo è un brano che si può, anche se molto elettronico, inserire in quel filone acid jazz, qualcosina dei Pink Floyd anche, non questo brano. E quindi insomma è comico che ogni volta che ascolti questo brano lo possa associare a altre cose che non c'entrano niente. Comunque, io direi di entrare proprio nel genere e di chi questo genere l'ha riportato ai... perché poi la cosa bella è che dagli anni 90 in poi c'è stata una rinascita di questo genere. Nel 94, tanto per dire, Pink Floyd e Division Bell fu un segnale molto importante. Sempre nel 94 i Flower Kings pubblicarono questo CD e io direi di ascoltare World of Adventures, perché è una pietra miliare del nuovo prog, chiamiamolo così. Andiamo ad ascoltarlo insieme, vai. Tanto il brano inizia, c'è questo inizio quasi lennoniano, no? Degli ultimi Beatles, fine anni 60, però poi il brano cambia e lì si capisce molto bene come il prog abbia ancora molto da dire, diciamo così. Lo sappiamo tutti, godiamocene insieme, Flower Kings, vai! In a summer night, in silent kisses, in black and white, and we'll make footprints on a high ground. We're children of the Woodstock nation, lost in peace and contemplation. We'll be right back.
E beh, questa era proprio una progressione, quella che abbiamo sentito. Avete sentito, il brano iniziava in maniera abbastanza tranquilla, lineare. Poi io parlo soprattutto a chi non ascolta proprio questo genere, qui ho sfumato un po' perché chiaramente il brano va avanti e ha delle altre progressioni, però insomma i tempi web radiofonici, come ricorda sempre l'amico Daniel, sono questi. Insomma, è anche un esercizio stilistico riuscire a racchiudere più cose in uno spazio comunque di un'ora, che è ottimo per tutti noi. Spalle ben in alto, perché sennò poi dopo sembra che non ce li abbia grandi. No, dicevo, giustamente, ottimo questa progressione, lo sottolineava anche Mr. Prog. Anzi, a questo proposito, prima di iniziare a fare qualche commento, io direi di salutare tutti quanti, va bene, www.radiovertigo1.com. ne abbiamo parlato anche su Zapping, abbiamo fatto anche un servizio, quindi Zapping online lo trovate, ci sono vari articoli che ho fatto io, che ho fatto anche validissimi colleghi giornalisti di età tra le più varie, quindi ne parleremo ancora. Potrà nascere una sorta di è già nata una sorta di partnership fra la testata e questa radio, quindi insomma intanto abbiamo messo qualche mattoncino, speriamo di metterne tanti tanti altri. Info@, c'è anche scritto perché l'ho letto adesso, no? Allora, se io sono ancora affezionato alla vecchia carta, però lo trovate anche online, info@radiovertigo1.com. Ci potete scrivere alla box line, come state facendo già numerosi, col vostro nickname o col vostro nome di battesimo, eccetera. Scegliete voi, base che sia comprensibile, lo dico sempre, non è che posso stare mezz'ora a cogliere magari qualche perifrastica attiva o passiva. No, sto scherzando ovviamente. Allora, dai, perché poi dopo le persone finiscono sotto e non le leggo più. Allora, va bene, Dark Lady l'abbiamo nominata, prima Inter Pares, Flavio, Urca, di che argomento parli? Beh, l'avrei capito, non c'è neanche bisogno che lo rispieghi, visto che poi l'ho spiegato perfettamente, straordinariamente, no, insomma, l'ho spiegato e basta. Mr. Prog, e che puntata prog sia, stranieri o italiani? Bene, stranieri, ti ho anche risposto, prossimamente faremo anche gli italiani attuali. Sandra e Paolo, buona serata, non so se siate fratelli, ragazzi, sposati o quant'altro, benvenuti. JJ, sì, Flower Kings, li ho visti, bene JJ, magari si dice anche quando, loro vengono spesso in Italia, qui li stiamo sentendo in un brano molto, come sottolinea Mr. Prog ancora, che vado a leggere. Saluto anche Annalisa che mette un ok, lapidario ma essenziale, benissimo, fossero tutti no, scrivete quello che volete, però ogni tanto è bello, no, l'alternanza fra commenti, io sono già uno prolisso, quindi se c'è anche chi stringe è perfetto. No, Mr. Prog lo notava, molto Genesis, io lo streaming qua, mi vedo che gesticolo in una maniera, vabbè, molto Genesis e Yes, ma niente male, perché il ma? No, non ho capito, scusa, no, nel senso che ho capito Mr. Pro cosa vuol dire, infatti anch'io mi ero segnato il bello e il brutto di questi gruppi che hanno una sorta di derivazione dai gruppi storici, anch'io mi ero segnato, qui volendo essere un po' pignoli eccetera, beh intanto diciamo che Roy Stolt, che è il leader già dei Kaipa, che era una band storica antecedente, faremo anche una puntata scandinava perché loro erano svedesi, in questo caso sono un 35% Yes, un 20% King Crimson e anche un po' di Genesis, poi ovviamente ci mettono il carico anche loro, ci mancherebbe altro, se no sarebbero una cover band, però è vero, ci sono alcuni riferimenti direi imprescindibili, ma insomma sono belli anche per quello, no? Gli omaggi e comunque le citazioni piuttosto che la ricerca di determinate atmosfere. Entriamo nel Canterbury Sound, puntata sul Canterbury che ricorderete quest'estate, un caldo allucinante, sto già meglio a pensarci, ci sono tante cose non belle, magari malinconiche eccetera, però ripensare a quel caldo mi fa star molto bene con la mia cosina di lana, si sta bene, temperatura perfetta, ventilazione inapprezzabile come diceva il buon Ciotti, The Canterbury Sequence, i Tangent con Roy Stalker alla chitarra, sentiamolo insieme, benvenuto Daniel, salve! Spend my whole life shouting, perhaps I should be cool. Put on some caravan or Hatfields, like I used to do at school. Feigned innocence and humor through my Walkman on a bike ride in the sun. Bicycle and I, we missed the party back in 1971. And
the speed of modern life. The traffic whizzes past me, yet I pedal further from the daily stride. Dai che ci stiamo gasando, dai che mi dono anche il verde, dai. No, stavo leggendo un po' i commenti, e anche buon Daniel, buon appetito, te l'ho anche scritto, te lo dico, sta mangiando amabilmente la faccia mia e fa bene, perché anche lui si deve, insomma anche lui, sto povero ragazzo, deve mangiare perché ha sempre gli orari, è sempre qui, siamo un pochino autonomi e io lo ringrazio perché insomma imparare a fare un pochino di regia è una gran cosa e sono molto contento. Sono anche gasato perché mi sto ascoltando questo brano, ricordavo quella puntata fatta verso luglio, ero venuto di corsa da Bologna, avevo incontrato i ragazzi dell'Accordo dei Contrari con cui Richard Sinclair, che è uno dei componenti fondamentali del Canterbury Sound, avevano fatto proprio un brano qui a basso, perché sono sempre i Flower King o Flower Kings, non me lo ricordo mai, Flower Kings, no, questi plurali, singolari, eccetera. Puntata bella, bella, sofferta, perché comunque volevo dire tante cose, forse ero un po' concitato, però abbiamo fatto un bel parallelo fra, è un bel passaggio fra passato, presente e futuro, che è quello che stiamo cercando di fare anche oggi. Questo è un brano che mi fa impazzire, nel senso che comunque, insomma, la gente suona, e quando suonano, soprattutto quando non cantano, a meno che siano i Gabriel, non so, il cantante Van der Graaf, Peter Emmill, piuttosto che i nostri Stratos, eccetera, devo dire che alla fine il prog ha questa valenza, che è gente che suona e fa vedere, diciamo così, il loro valore, il loro virtuosismo, quando non è esagerato, però insomma qui c'è tutto un lavoro di, anzi scusate un attimo, io so che contravengo un po' le regole, sentiamo un attimo insieme perché la progressione merita veramente, tanto poi rientriamo insieme in studio, il bello è proprio quello, no? E vabbè, io nasco chitarrista acustico classico, quindi insomma diciamo che è indolore il mio inserimento in questo flash di chitarra acustica dell'ottimo Ron Stolt, grandi cose, come dicono dei miei amici, c'è tanta roba, ecco, diciamo così, che dire. Allora sì, questo brano era Garden Dreams, l'abbiamo ascoltato un pezzo, musicisti che riescono a dare insomma grandi sfumature, eccetera eccetera. Io farei ancora qualche riferimento ai vari commenti perché ne ho visti ancora molto interessanti. Va bene, il salve direi che era il saluto dell'estate, senza andare a cercare
cercare chissà cosa. Ci ha portato bene perché siamo ancora qua, siamo ancora carichi. L'abbiamo ormai adottato anche per l'autunno. A questo punto siamo in inverno. Speriamo che non faccia troppo freddo. Ottime scelte, vai così, grazie Paolo. Non so se sei Paolo Obelix con cui abbiamo interagito le altre volte. Comunque, come dico sempre in questo caso, se sei il Paolo che dico io, benvenuto. Se sei un altro Paolo che si è collegato con noi e mi auguro che tu possa rimanere fino alla fine della puntata e anche nei prossimi programmi, benvenuto e rimani con noi. Rimani con noi, Silvio, tutto ok, ascoltiamo, godiamoci il sound, belle, belle, sono i messaggi che mi piacciono, potete anche dire che non vi piace, ci mancherebbe altro, però insomma il target è quello, cerchiamo di portarlo avanti bene, qui intanto stanno facendo virtuosismi di ogni tipo e stiamo un po' godendo tutti, diciamo la verità, godiamoci il sound ovviamente. Allora, qui si parlava dei gruppi nell'area di Rolling Stone che poi ritroveremo nei Transatlantiche, questo gruppo, un super gruppo, no? Un po' come erano gli Emerson, Lake e Palmer, c'era questa moda negli anni 70 di fare dei gruppi con i migliori di ogni microgruppo, fare un super gruppo, la qualcosa è stata fatta anche negli anni 2000 appunto con i Transatlantic, ma prima dei Transatlantic ascoltiamo gli Spoxbird con Talk, è un brano, ho detto proprio l'inglese malissimo, però insomma anche chi ha lavorato d'inglese in questi giorni potrà capire il mio sforzo, lo pronuncio a bassa voce per non andare a rimescolare il coltello nella piaga, perché poi un componente Neil Morse tornerà, e tornerà, ve lo anticipo, anche per la prossima puntata, perché sarà un po' la puntata natalizia, quella del 16, perché poi ovviamente non andremo, ovviamente insomma, l'ho saputo adesso, non andremo in onda, e quindi il 16 sarà l'ultima puntata e faremo una puntata prenatalizia, tanto ormai siamo già in pieno clima natalizio. Sentiamoci intanto gli Spoxbird. Say all the things I had on my mind. I thought it might be really great to show you how I feel inside. Then I think maybe not. Mi perdonerà Neil Morse, però mi devo inserire perché insomma vedo che il tempo scorre e ho tanta tanta roba, e quindi direi di andare sempre con i Spoxbird per un altro brano, un qualcosa anche di funky, ci vuoi per il funky, quindi sarà anche contento quel ragazzo che fa il barista, poi dopo nel tempo libero fa anche un gruppo con tanti ingredienti funky dalle parti appunto dell'Odigiano, quindi lo saluto, non mi ricordo il nome, magari qualcuno me lo ricorderà sicuramente. Spoxbird li abbiamo visti ed è questo, magari arriviamo proprio al punto in cui c'è wah wah, perché comunque così capite anche cosa sto dicendo, che sono sempre che straparli come sempre voi perlomeno. Nel frattempo eccolo qua il punto funky, eccolo wow 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 wow, beh proprio tipico insomma, è chiaro che non è tutto così, il funky andrebbe avanti tre quarti d'ora, qui è già andato.
andato. Flutto nell'aria. È difficile stare dietro al prog, però è molto affascinante. E a questo punto io direi di entrare nel mondo dei Transatlantic. Quello che volevo cercare di dire, che ho cercato di dire già tre volte, molto Gentle Giant per l'uso delle voci e anche per queste cose, come diceva quel mio amico veneto, molto arzigolate. Andiamo sui Transatlantic. La voce è la stessa, come potete vedere, però è il supergruppo di cui vi parlavo prima. C'è anche Roy Stolt dei Flower Kings. Poi c'è, anzi ve le dico subito dai, che poi dopo ci sentiamo questo bel brano, Mike Portnoy dei Dream Theater, insomma non c'è bisogno di presentazioni, Pete Trevelyan, ve l'ho detto un po' così, dei Merillion, gruppo storico degli anni 80 e 90. Ascoltiamo insieme i Transatlantic, vai! Devil living in your mind. Everybody needs a king, everybody needs a captain. You hear the angels sing in your private Armageddon, and you walk away with nowhere to go. For another day, until the light's down low. But you'll never know. Allora, questi campanellini già ci introducono un po' in un contesto abbastanza natalizio, pre-natalizio, diciamo così, alberi addobbati, eccetera. Io l'ho fatto ieri, insomma, è sempre... No, è Natale, è sempre Natale, no? Ci manca un po' quella pubblicità della Coca-Cola di qualche anno fa, no? Vorrei cantare insieme a voi. Non so, ogni tanto la ridanno, sarebbe bello perché insomma c'era questo albero di Natale umano, era molto carino, diciamo la verità. Il tempo sfugge, il brano di Yes, tra l'altro, giusto per rimanere in tema prog. Oh Fede, grazie mille, so che sarai collegato per pochi minuti, per giustamente hai la tua vita, io ti piombo sempre in casa come un invasato, no? Scherzo, quindi grazie per il DVD. Messaggio anche per Dark Lady, era un DVD che poi ti porta, però non riuscivamo a farlo, io sono arrivato qua di corsa, ho detto guarda Fede se me lo fai poi vengo a prenderlo, poi passerò a prendertelo dopo le 7, insomma io utilizzo anche la radio per risparmiare sui messaggi, c'è la verità, annuisce pesantemente anche oggi. Dani è molto umano, Dani le tempi d'oro, no, non che tu non lo sia, no? Però oggi ti vedo tonico, bene bene, sempre un po' di funky, perché comunque come ricordava anche Mr. Prog, beh insomma il prog è fatto di tante cose, no, scusate il calambur, Mr. Prog è una cosa, il genere è un altro, no, volevo dire che comunque il prog è fatto di tanti generi, classico, jazz, rock ovviamente, perché la base c'è, cioè rock contaminato, e c'è anche una componente un po' funky, alcuni non l'amano, io l'amo particolarmente, qui siamo anche nei dintorni appunto di un po' di funky, e come ha sottolineato appunto Mr. Prog, c'è anche qualcosa degli ultimi Beatles, lui parlava di Abbey Road, centrato in pieno l'argomento, devo dire la verità, perché comunque gli ultimi Beatles di Abbey Road sono sciolti proprio nel momento migliore, poi in realtà Paul McCartney ha portato avanti il suo discorso, non era un altro, Harrison un altro ancora, eccetera eccetera, però insomma devo dire che sono stati veramente il paradigma della musica, e faremo anche delle puntate monografiche, le sto già preparando, sui gruppi insomma più importanti. Come dicevo, tempo sfuggit, a questo punto The Joy Jam, Mimi's Magic Moments. Thank you.
to bring them joy, hidden from dangers in the ground, buried as soon as found, safe under dirt and coin, betrayed by promises of old. The gem just left him cold. So in the hole it stayed. There's no joy, hidden, no change in hearts of men. Oh, la da da la la, la da da la la, la da 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 la 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 la. Beh, qui c'è qualcosa dei Genesis fine 70, inizio anni 80, c'è sempre la voce di Neil Morse che anche qui ha partecipato, quindi sono partecipazioni a 360 gradi. Fidatevi, non lo sentiamo per motivi di tempo, ci sarà un violino poi molto Caravan. Come sempre andate a vedere le varie cose nei canali a voi più consoni, no? Perché io mi limito sempre a mandare una sorta di input, eccetera, eccetera. No, non parte neanche la progressione, sennò poi non la lascio più. Qui ci sono gli Eccoli, non è un brano prog, qui siamo nell'ambito di Shuttle come Nirvana di Kurt Cobain. Kurt Cobain ce lo ricordiamo bene tutti, morto suicida ai non nel 94. Ecco, ci sono altre cose protratte negli anni successivi, anche qui insomma ci sono dei giochini molto interessanti, come stiamo sentendo, tra i vari strumentisti, con una melodia comunque che ha un filo conduttore, e quello importante. Adesso c'è un brano che a me intenerisce, perché sono i Moon Safari, no? Hanno quasi un atteggiamento adolescenziale. Insomma, nel magma di questi gruppi, no? Che ormai quarantenni, eccetera, anche cinquantenni come gli ES, eccetera, anzi io direi di andare già, lo so, faccio un po' veloce, ma ci vuole. Non ho notizie certissime, se non il fatto che hanno fatto dei CD molto recentemente. Ed è bello sentire queste voci giovani che magari potrebbero fare anche tanti altri generi, sembrano le solite cose country piuttosto che altro, poi dopo in realtà si arriva a un refrain veramente, a me tocca sempre, lo ascolto sempre quando c'è una bella giornata di sole, quando mi prendo il sole tra parentesi sul balcone, molto rilassante, ecco, direi la parola giusta. Diciamo che hanno fatto una serie di CD, io tra l'altro me li ho segnati ma non me li ricorderò mai più, comunque insomma c'è quel synth che a metà del brano ti entra e non ti abbandona più. Moon Safari sono una realtà attuale, così a naso, a orecchio più che a naso, non penso che superino i 30 anni, perché hanno voci molto giovanili, hanno pubblicato 3 CD, sono contento, siamo contenti tutti, no? Quando ci sono forze fresche in arrivo, che ne dite? Now I'm stuck in the bars.
bellissima, non so, mi emoziona perché sono teneri, è vero che anche il prog, noi che abbiamo sempre il cuore a forma di salvadanaio, no, lo diciamo per qualcun altro che sapete bene anche chi magari mi ferisco, oppure non lo sapete ma chi se ne frega, non lo so bene neanche io, ma l'ho buttata lì, tanto ormai come dico sempre fluttua nell'aria. Che bello questo refrain, questo synth che ti avvolge e non ti abbandona più, perché insomma anche il musicista prog e l'ascoltatore prog ha anche lui un po' di tenerezza, diciamo la verità. Però ci sono altre vie, intanto lasciamo magari sfumare questa bella 12 corde, insomma per i tecnicisti sono sempre cose che interessano, e qui entriamo in un altro pianeta, insomma è bello anche il contrasto, Radiohead. I Radiohead non sono prog, però qui li vedete in copertina, Paperlate, e fu una scelta editoriale, poi l'editoriale lo spiega, peraltro dice dove andremo a finire, quindi già il titolo lascia un po' presagire un dubbio di come muoversi in questo terreno sempre un po' affascinante ma a volte non sempre lineare che il prog. Una scelta potevano essere Muse, che hanno fatto milioni tra l'altro vendendo dischi, quindi insomma il che non è mai male, vorrei ribadirlo sempre a proposito dei discorsi che abbiamo fatto spesso. E un'altra via sono i Radiohead, e questo è un brano che comunque non è prog ma è molto interessante, o no? Beh, niente male questo refrain, no? Ridondante ma volutamente che si insidia, no? Perché poi è bello il prog quando ti avvolge e viene fuori anche la sua anima, no? Non soltanto il suo tecnicismo. Questa mi è venuta bene, ragazzi, video registriamola subito, metti che me la dimentico. Dai, Radiohead comunque sono stati una realtà veramente fondamentale, ma non nel prog, nella musica dagli anni 90 in poi, infatti i ragazzi di Paperlate ne hanno tenuto conto. E poi hanno intrapreso con Key Day, se non sbaglio, una strada molto più elettronica, però insomma direi che sono stati una bella ventata di novità, appunto ribadisco insieme ai Muse rispetto ad altre cose tipo gli Air, piuttosto che miriade di gruppi che adesso non vi sto citando, ma Sigur Rós, ecco qualche nome mi viene anche in mente, 538 e 513, boh ci stiamo quasi, qui sono 52 secondi, quindi se potresti anche farteli prima sti calcoli, no ma sai poi parlo, mi dimentico, perdo il filo. Un'altra via è il jazz rock, e lo fanno molto bene questi ragazzi, contesto completamente diverso dai Radiohead, che sono scandinavi, ecco perché vi dicevo poc'anzi, faremo una puntata anche sui gruppi scandinavi, Svezia, perché in realtà nel rock in generale dagli anni 90 in poi sono stati, forse perché erano prima un po' indietro, vogliamo anche dirlo, perché comunque insomma si sa, dall'Inghilterra anche in parte dalla Francia sono arrivate tantissime cose negli anni 60-70, magari chi era dentro via poi si è rafforzato, e vedi che ad esempio paesi norvegesi eccetera e Scandinavia si sono poi portati avanti, hanno fatto tantissimi gruppi, anche loro sono giovanissimi, e quindi insomma c'è questo jazz rock caldo, molto, nonostante siano scandinavi, e avvolgente, e chi mi conosce sa che insomma il jazz rock è un cotè che a me piace molto, soprattutto il Canterbury Sound di cui abbiamo parlato poc'anzi, perché coniuga un po' le due anime, quella rock, quella jazz e anche un po' la classica, diciamo la verità. Bene, io direi di salutare al volo ancora qualcuno che si è collegato, soprattutto Yes Man, perché noi insomma ci siamo salutati, no, facendo un po' di sillogismi, io saluto te, tu saluti l'altro e l'altro saluta me, abbiamo trascurato Yes Man, quindi tutti e tre ci uniamo le dita, ruotiamo le falangi, come diceva l'ottimo Elio, di cui abbiamo fatto una puntata epica, e lì ero vestito altro che così, cara Dark Lady, avevo una maglietta rossa, meno di così non potevo mettere, ma eravamo a luglio, qui si moriva di caldo, quindi caro Yes Man ti salutiamo e rimani con noi ovviamente.
così come anche Flavio, che forse nella concitazione non l'ho salutato, però lo saluto ancora adesso nel caso non l'abbia fatto in maniera consona poc'anzi. 18:51, 9 minuti, direi che è l'ora dei Burfish, che è un'altra band che loro iniziano a scrivere, no? Quindi abbiamo anche il tempo di introdurli. Li ho visti a Codevilla, bellissimo concerto, giovanissimi anche loro, quindi mi fa piacere poterli annoverare in queste novità degli ultimi anni. Ha fatto un CD anche quest'anno, ascoltiamolo insieme, è del 2013, ve lo giuro. Beh, è stata una bella serata, tra l'altro loro aprivano il concerto, se non sbaglio, proprio dei Tangent, quindi insomma vedete che tutto torna, il cerchio si restringe, si toccano gli estremi, insomma volevo fare una cosa geometrica ma non sono portato, sono più per gli svolazzi dell'italiano. Mimi's Magic Moment, il CD, i brani io li traggo da lì, non è che voglio dire, mi raccomando, comprateli sti CD, perché insomma siamo in pochi, vedo che annuisce giustamente, non lo diciamo mai abbastanza, l'abbiamo detto. Mimi's Magic Moments, Birdfish, eccoli qua, ne ho messi due insieme ma sono tutte e due originali, ci mancherebbe altro. Tra l'altro sono Sleeping in Traffic Part 1 e Part 2, quindi insomma li ho messi insieme anche perché erano poi le due facce, diciamo così, di una stessa medaglia. Kalevala Finish, un triplo CD che avevo comprato all'epoca, interessante, ne parleremo ancora perché comunque c'era tanto materiale del 2012 eccetera, insomma cose molto recenti. Siamo quasi alla fine, qui sta partendo un brano potenzialmente, una potenziale hit. Abbiamo fatto anche le puntate sulle hit del prog, che non è solo musica da sedersi lì a ascoltare come facciamo giustamente noi che amiamo il genere, ma a volte ci vuole anche quel brano, è un remix infatti, è stato fatto volutamente per entrare nelle orecchie di più possibili persone, perché comunque prog non vuole essere una nicchia ma vuole espandersi, e questo sono ancora gli Spoxburn, ne abbiamo parlato tanto oggi, molto bene. Prossima puntata, l'abbiamo detto, ci sarà ancora Neil Morse con un album proprio dedicato al Natale, sarà una puntata natalizia, quindi gruppi e orchestre. Come sempre il tempo è volato, però insomma, purtroppo è così, e lunedì poi ci sarà appunto questa puntata. Io vi ringrazio tutti, chi ho nominato, chi non ho nominato, chi non ha scritto, chi invece ha scritto fin troppo. No, non c'era Nino oggi, avvenimento, caro Daniel, avvenimento, non c'è Nino, nel senso, mi dispiace, però insomma, essendo un'eccezione più che una regola, insomma, ci segniamo la data perché non credo che apparirà molto, ma insomma anche il buon Nino ovviamente avrà anche lui, insomma, un po' di pausa. Io però sto parlando
tanto sulla potenziale hit, quindi sto zitto, mi metto un bel bavaglio come sempre. Un saluto a tutti, questo è anche un brano dedicato, non so se c'è Aldo De Giglio che sta ascoltando, che poi mi ha chiamato, metto chiudi con un bel brano abbastanza tosto, eccolo qua, ascoltiamolo insieme, ciao a tutti, buona serata. Eccoci qua, siamo ancora in diretta, come qualche altra volta è accaduto, c'è ancora spazio per un brano, ascoltiamoci e godiamoci allora Cheeker Farmer Song dei Flower Kings. Grazie e buona serata! Chasing in the sun.
made of my